Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expedition Viking. Non abbiamo tanto tempo per parlare perché siamo già direttamente in guerra contro la Northumbria all'improvviso. Sono in 7, ne abbiamo tirati giù 9, non penso che sarà un gravissimo problema. Più che altro chi è che abbiamo qua? Abbiamo, beh, gente corazzata, gente meno corazzata, Slayfer è un po' in mezzo ai piedi. Slayfer, vai a fare scudo qua. Cazzo! Spiterina, no, allora, dov'è Roskva? Quando serve? Vai qua, Roskva. Si sono presi le trappole degli altri. No, sacramente. Aia. Ok. Allora, Roskva, innanzitutto devi fare un curino a questo povero ragazzo che si è pure avvelenato. Poi togliti un po' di mezzo ai piedi. Allora, Ketil. È un doppio buono? No, perché è sulla gente quella corazzata. Possiamo fare un fire error, però. Vai. Pure di nuovo, ma porca pupazza, che cavolo di roba è? Ok, l'altro dovrebbe restarci secco. E tra l'altro che cosa non ha. No. Non ha cure in tasca. Ehi, è un po' inutile una doppia freccia in realtà, eh. Hai per caso. No, snare. Potrei andarla, ma non so quanto servirebbe. Potrebbe essere più utile invece se io facessi Inspire su Ketil. A Slayfer conviene che se ne torni a casa, tra l'altro, su questo. Ketil. Quello ad area. No, facciamo prima il Ranging Shot qua. Che tanto è gratis e ci dà più accuracy su tutto. Ha preso solo quei due, vabbè. A Slayfer se ne torna a casa, direi. Proviamo con Gunnar, non lo so. Mi sembra anche abbastanza inutile visto che sono quei due tizi là davanti. Più che altro Gunnar, spostati qua. Nefia piglia anche l'altro. Mettiti qua Nefia e. È un po' al collo di bottiglia, eh. Questo può provare a tirare, ma che serve? Forse di qua hai visibilità su qualcun altro, non credo, eh. Possiamo provarci, andiamo qua. Sì, può tirare su quello. Vai. E poi torna via.
Quello si è avvelenato. Scattershot. No, gli scudi stanno reggendo bene, per cui... No, ha preso fuoco? Fuoco per fuoco, vai addosso a questo. Lei pizzica tutti se... Se resta là... Non avevo previsto questa situazione. Assolutamente no. Dai. Ma c'ho... L'altro che può ancora spegnere. Chi era che aveva ancora l'acqua? Nefia. Ottimo. Brava Nefia. Lui si muove qua a prendere l'attacco, sì. È che non voglio prendere anche lui di mezzo per sta storia. Ketil. Vieni qua e prova a tirare giù quello. No, non... No, Roskva! Che cazzo... Roskva doveva curare lui. Ah, che casino. Tra l'altro sono rimasto ancora in non lethal. No, mi ci sono tutti in mezzo ai piedi. Gunnar, togliti per piacere. Ok. Oh, erano tutti in cover, porca pupazzola. Di là tu vedresti... No. Cover, quello c'ha lo scudo. Gli altri sono in super mega cover. Non so che cavolo fare, sono tutti bloccati là. E vado con lui. Aia, me l'ha stunnato, aia. Può essere un problema. Ma in realtà non troppo. Scusa, Ketil, come sei con il doppio? È abbastanza bene, mi sa. Ah, quello non lo vedi, però su lui 68 è buono 68, no? Ottimo. Magnus MacSertain. Vai qua. No! Sono stupido. Nefia, pigliati la frecciomba in faccia. Ma non l'ha presa? Lo aspetta. Tolgo me. Mando Lutrin. C'ha lo scudo almeno. Cavolo! Ho detto c'ha lo scudo, siamo sereni. Invece è un corno.
Vai là, Gunnar. Ma c'ho ancora un altro arciere qua. Che però non riesce a far nulla. A Slaver non è messo benissimo, ma andrà bene. Avrei potuto curarlo prima di farlo partire? Sì. Me ne sono ricordato? No. Dai. Pronti a skippare? È rimasto solo più questo. Su Gunnar. No Gunnar, tu mi servi per devi fare Hook and Slash. Bravissimo. E a Slayer. Tutta tua. Posto, ottimo, bravi ragazzi, bravi tutti, ottimo. Sposto già perché mi sa che ci sarà da parlare. Abbiamo finito l'altra acqua. Grazie a Cristo siete dalla nostra parte. Gli abbiamo già fa davvero fatto vedere. Ah, sono contento che è sopravvissuto al combattimento. Era un buon comandante. Sarà un buon ostaggio. Ah, ho fatto bene allora a mettere il coso. Ci hai messo così tanto per prendere questa città. Ma sei stato tu quello che l'ha realizzato. Ne sono sicuro. È stato un piacere combattere con voi. Il piacere è stato tutto mio. Voi combattete davvero come se aveste il diavolo in voi. È una cosa davvero impressionante vedere. Manderò un messaggio a Constantine, rispetto, cioè, per la nostra vittoria. E la tua parte, la Nontubri, lo saprà un modo o nell'altro. E starei fuori da Forwick d'ora in poi se fossi in te. Ottimo, allora, raccogliamo tutto quello che si può raccogliere. Vediamo se hanno acqua più che altro. Era l'ultima? Non era l'ultima. Allora, raccogliamo un po' tutta la roba che c'è qua per terra. Adesso c'è anche un po' di legno, non lo so. No, un sacco di valuable, ma noi abbiamo bisogno di legno in questo momento. Tantissimo legno, tipo. Ah, c'è roba qua dietro? No. Neanche qua. Quindi prendiamo queste ultime casse, i due tizi sopra. Ok, ce ne andiamo, direi. Ah no, c'era roba sotto, cioè dove c'era l'accampamento dei Northumbri probabilmente ci sarà roba da raccogliere. Qua dall'altro lato. Immagino che adesso sarà tutto abbandonato perché ci hanno attaccato appena abbiamo preso la città. Dai, 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 dai. Cairn non penso che ce ne saranno altri, però. Magari una croce, non lo so. No, roba. Però un po' di legno c'era anche. Boh, a posto. Possiamo andarcene, quel che era da fare l'abbiamo fatto. Tra l'altro abbiamo un sacco di XP in più, vero, adesso? Sì, lui potrebbe anche migliorare di tutto, tipo. Physical resistance by 10. Ottimo. Parapai, pai.
stiamo avvicinando alla conclusione, se non altro. Allora, dobbiamo andare su adesso, di nuovo, aperte. Sì. Talk to Leofric è un corno, perché Leofric ci spacca la faccia se andiamo là. No, very low food non ci piace, very low food non ci piace. Medium food. Ecco il medium food. Avevano fame nel frattempo tutti, ma adesso tanto ci accampiamo, sistemiamo le cose. Poi magari metto un attimo in pausa per sistemare tutto. Anzi, facciamo che metto in pausa e poi ci vediamo dopo l'accampamento. Ehi, la ciurma, scusate, ho dovuto riprendere all'improvviso perché niente, è successo che nella notte Morkant se n'è andato. Si vede ora qua, ma se n'è andato. E nulla, appena scritto semplicemente che appunto non c'è più e diciamo, posso dire che sono sorpreso. È ancora qua, è l'ultima volta che lo vedremo. Ma era giusto, era normale, già ce lo aspettavamo, insomma, che sarebbe successo perché non si poteva fare altrimenti. Tra l'altro questo è quello che ha fatto lui come scout. Qu quante asce troviamo? Allora, queste fai che scraftarcele tu, così ci dà salvage. Ok, buono. Mentre invece Katie l'ha appena creato questo. A chi lo diamo questo allora? A Damage Reduction. Pre-ranged Nefia, vai. E questo lo diamo invece a un arciere Aife. Vadi, ottimo. Get valuable, ok. Legno siamo sempre pochissimo legno. Ci conviene comprare tutto quello che troviamo qua di legno, perché tanto di soldi ne abbiamo un po'. Il fatto che non ci sia più Morkat in mezzo ci aiuta la scelta del party. Intanto, a forza di cacciare negli stessi posti, abbiamo depredato tutta la selvaggina del mondo. Quello è un po' meglio gestito rispetto a Conquistador. Adesso do di là tutto. Ma dov'è che sono i mercanti qua? È questo, no? Lei ha legno? No. Che era il legnaiuolo qua? Io ero mercato, lui ci venderà solo le erbe. Qua. Penso sia questa. Non è lei, vero? Sì. Fammi. Ok, prezzi generosi. Ah, vende legna, sì. Ah, ma non vuole valuable. Ti darò 130 razioni. Quanto mi dai per 130 razioni? 120 di legno, è molto buono. Vai, e poi ti darò anche delle medicine. Quanto per tutto il tuo legno? 42 medicine. Ottimo. Va bene. Una razione di 0 legno. Vabbè, ok, si rotta. Ottimo. Ho detto qua, male che vada, possiamo comprare un po' di erbe da Mirrodin. Credo. No. Ah no, vende solo dell'erba già prepronta. Va bene. Beh, comunque con 170 di legno dovremmo. Vabbè, ne abbiamo comprato 170, vero? Sì, mi pare sì. Dovremmo essere un po' più sereni perché per la costruzione della casa abbiamo bisogno di 100 e qualcosa. 245 siamo adesso. Cos'è che ci serviva? 75, 50, sì, dovremmo starci più sereni adesso.
100 per il pier, però. Alzerei la palizzata più che altro anche. Se possibile, non è che ci dà granché, però. Questo dà salvage e questo dà. Allora, questo dà salvage e questo dà hide. Ci sono un sacco di impegni di discussioni strategiche, eccetera, eccetera. Non ho bisogno che mi racconti cosa hai fatto, Don Freese. I miei messaggeri me l'hanno già raccontato. Ottimo, davvero ottimo. Non è stato nulla. Magnus McCertain è di sicuro uno dei migliori guerrieri della Pittavia. Eppure Aiblin è stata migliore di lui per molti mesi. È bene vedere che Aiblin è sopravvissuta. Cioè, andrà oltre a questo prima o poi. E sono sicuro che troveremo un modo per beneficiare della sua passione e della sua popolarità tra la sua gente. La mia armata sta già marciando al confine di Northumbria. Potresti non essere sorpreso di sapere che ho ancora una richiesta da farti. Sono pronto per la prossima sfida. Sono felice di averti al mio fianco. Ho mandato Grain in avanti per essere sicuro, per assicurarmi un posto importante, una cava nelle Highland. Vicino alle strade che portano a Northumbria. Vai incontrala là e ti spiegherà tutto quello che è necessario. Ma prima che tu vada, posso presentarti un regalo, Domnall? Posso portarti un regalo, Domnall? Vostra grazia, questo è Gaedaerg, un arazzo leggendario della nostra. No, un'eredità leggendaria della nostra famiglia. Questa è stata la lancia di Diarmuid Wadwibne, gli è stata data da Angnus. Dicono che può distruggere ogni cosa. Ok. È troppo generoso. Puoi e devi, va bene. Va bene, ma di sicuro sarà una. Peggiore, peggiore. C'è qualcuno che abbiamo che va di lancia? No, non c'è nessuno che va di lancia. Affidiamo come secondaria a qualcuno giusto per. Aife ha una lancia come secondaria. Ah no, potevamo smantellare questa, vabbè. È andato. Abbiamo già arrivato in Guildwood, forse là c'è l'ultimo cairn, chi lo sa. Ma io so che è giunta l'ora di terminare questo episodio, quindi io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.